Spumeggiante, ragazzi, come direbbe The Mask, altro personaggio dei cartoni animati. In questo periodo saremmo tutti riusciti a recuperare in un modo o nell'altro. Intanto costa poco, costa una ventina di euro. Cuphead, io l'ho provato, spero di riuscire a portare il gameplay tra poco. E qualche gameplay prima della recensione, che potrebbe anche metterci un po' ad arrivare, perché è molto difficile, ma mai quanto i giochi classici. Cioè, perché i veri giochi veramente difficili erano i classici. Ecco, io adesso metto le vite a 5, la difficoltà la lascio normale. Ecco, quello che vi voglio portare oggi è Mickey Mania. Siccome è un gioco che mi è tornato in mente giocando a Cuphead, perché tutti hanno pensato a questa grande rivoluzione portata dal un gioco che si ispira ai cartoni animati. Però la verità è che non è così originale. C'è stato questo, c'è stato anche qualche altro esempio che, se riesco, ve lo porterò. Se vi vengono in mente, ecco, familiarizziamo un po' con i tasti. Questo non è un commentary, è un gameplay in diretta, diciamo. Ecco, come vedete, il gioco inizia addirittura in bianco e nero, Mickey Mania, e ripercorre tutta la storia di Topolino. Ecco, ora saltiamo sulla bottiglia e tappiamo la bocca della capra, che poi stappiamo. Vedete, tutto è pensato, è molto cartunoso, è molto carino, la grafica è molto bella, non come quella di Cuphead, ovviamente, che è un gioco recente, però è molto carina anche questa. Ecco, il gatto sfonda. Il punto è come è concepita, e soprattutto per l'epoca era una grafica fantastica. Ah, non ditemi che mi sono inculata, no, me lo ricordo. Scusatemi, da un po' che non ci gioco. Questo è un gioco che non ho mai finito. Lo posseggo originale per Sega Mega Drive, però cosa succede? Che non riuscivo. Siccome questo gioco ha un difetto anche abbastanza grave, nonostante sia molto bello, non è possibile inserire delle password, come accadeva in molti giochi, tra cui Donald Duck in Maui Mallard e altre cose simili, dove potevi inserire delle password che fungevano da memory card. Ecco, e invece qui non potevi, perciò ti dovevi rifare tutto il gioco tutte le volte da capo, come accadeva anche in Sonic, se non erro, che era una grande rottura di coglioni. Ecco, ora stiamo raccogliendo dei piombini. Siccome, nonostante questo gioco sia principalmente un platform, a differenza di Cuphead, che è uno shooter, nonostante ciò, c'è anche un po' di shooting. Me l'ero anche dimenticato sta cosa di fanculo. Pensavo che moriva dopo. Adesso vediamo di raccogliere le stellette, anche se non mi ricordo a cosa servono le stellette. Non mi ricordo molto, dico la verità. Mi ricordo un po' il gioco. È un gioco con un certo numero di segreti. Ecco, come vedete, stanno iniziando a comparire un paio di colori. Siccome questo gioco, ve l'ho già detto, ripercorre tutta la storia di Mickey. Ma non posso più salire perché non c'è più l'uccellaccio malefico. Fa Napoli. È difficile, è molto difficile. Ecco, questo è un checkpoint, finalmente. E quello è Gamba di Legno, il nostro nemico. Poi volevo dire, sì, che questo gioco non sono mai riuscito a finirlo, perché non c'era modo di recuperare la partita. Ora facciamo così.
lì ci sono due, non saprei come prenderli. Ecco, ora attiviamo le campanelle e magicamente alla quarta campanella succederà qualcosa. E io ho già perso una vita, però io ho già perso una vita. Io volevo tornare a finirlo questo gioco, anzi tornare, finirlo finalmente. So che ne esiste anche una versione per PlayStation 1, ma che è una merda sostanzialmente, perché hanno sfasato i comandi, cose. Ma dai, ma non l'avevo ucciso quello. No, è veramente un gioco snervante. In confronto Cuphead è facile, nonostante sia difficile anche quello. Ma poi torniamo lì, che questo gioco, giocandoci senza emulatore, perché con l'emulatore puoi simulare un salvataggio. Ok, ed ecco qua, attivata la quarta campanella, diventa colori. E noi saltiamo sulla testa di vedete com'è cartunoso, è proprio bellino, forse anche più cartunoso di Cuphead. Perché Cuphead ha qualche limite, nonostante sia molto bella la grafica, però ha qualche limite. Spero di riuscire a scriverci un articolo. No, adesso bisogna spararlo. Ecco qua. Vediamo se riusciamo a prendere quella stella. Non so se sono le vite. Mannaggia il cazzo. Ho 14. Poi non mi ricordo se nei livelli successivi servono. Mi ha dato una vita quella. Adesso abbiamo sconfitto. Adesso ricordo che ora inizia la parte difficile. Ora uno pensa, abbiamo sconfitto il boss, il livello sarà finito. Invece niente, ora inizia la parte difficile. Ho 3 vite, spero di riuscire almeno a finire questo livello del cazzo. Ok, questo è superato facilmente. Tra l'altro non ci sono neanche molti checkpoint, considerando quanto è difficile. Spero prima o poi di portare la recensione, per siccome mi sono prefisso per questo nuovo progetto che ho chiamato Natural Born Critics, di portare solo... Mi sa che c'è un boss ora. No, non è un boss. Ah, ecco. Le boss fight sono bellissime, ispiratissime, geniali. Ah, ci posso anche saltare sopra. Cazzarola. Alcune sono anche molto cartunose. Ora ci sto prendendo la mano, devo dire la verità. Finiamo questo livello, andiamo avanti ancora un po'. Spero di riuscire a finirlo. Ah, mi ha colpito. Ok. È finito il livello e incontra, non ho capito se incontra Minnie o il suo io del passato. E comunque il vecchio e la versione per PlayStation pare che non sia buona, però non lo so, cioè il gioco mi pare che era lo stesso, quindi comunque anche se i controlli sono un po' meno buoni, però cioè insomma il gioco è molto carino. La grafica è molto bella, siccome io tendo a distinguere tra grafica moderna e grafica bella, anche perché il 3D è un po' un imbroglio. Il 3D appena te lo vendono è la cosa più bella del mondo, ma poi invecchia molto molto male, a differenza del 2D, che se invece è fatto veramente bene. Prima o poi dovrei parlare dei migliori giochi in 2D e forse anche dei peggiori giochi in 3D, o almeno dei giochi in 3D che più hanno imbrogliato. Ecco, non ricordo quale livello è qui. Ah, fa Napoli. Forse il livello coi fantasmi di già. Mi fa salvare subito dopo i pipistrellozzi. Ah, questo livello è ispirato
Ecco, vedete cosa vi dicevo quando vi dicevo che questo gioco è ispirato ai cartoni. Questo livello è ispirato a un cartone animato con gli scheletri che ho visto anche da poco. L'ho visto ieri, tipo. E non mi ricordo il titolo, è un cartone animato classico, uno dei primi cartoni animati della storia, a cui si è ispirato anche Tim Burton e così via. Che parla di degli scheletri che ballano. La danza degli scheletri, il titolo italiano. Non mi ricordo il titolo, dovrei controllare. Mi scoccia non ricordarmi il titolo perché l'ho visto ieri. Comunque è un cartone animato, potremmo definire, di umorismo nero. Cioè, ormai umorismo nero lo stanno dicendo per qualsiasi puttanata, per qualsiasi scorrettezza, giri sul web, si giustificano con l'umorismo nero. No, questo era vero umorismo nero, cioè un po' di scheletrini che ballano, un po' di tombe, un po' di cimiteri, cose così. Comunque, mi sa che il gameplay finisce qui. Se ne voleste vedere altri, ve li porto volentieri. E ci vediamo alla prossima, magari con la recensione. Ciao a tutti!